Vai già, ma ok. C'è un po' dalla polemica già scaturita in passato rispetto agli inceneritori della Lombardia, che si fa carico di risolvere tantissime problematiche del resto del paese. Il problema è che la Lombardia, facendosi carico di questo problema, che ha fatto per colpa del famigerato articolo 35 della legge sblocca Italia, oggi ha delle ripercussioni, non solo di carattere ambientale, per quanto i termovalorizzatori abbiano un impatto veramente minimo, ma sul fatto del costo dello smaltimento dei rifiuti. Praticamente gli inceneritori, che sono gestiti spesso da aziende private, preferiscono incenerire prodotti che arrivano dal fuori della Lombardia a dei costi molto più alti che i rifiuti urbani della Sciuora Maria, e questo a noi non può essere accettato, questo sistema non può essere accettato. Ogni regione in qualche maniera, o come provincia, come dice Matteo Salvini, deve dotarsi di un proprio sistema di energia circolare, sistema circolare. Quindi voi chiedete l'abolizione dell'articolo 35? Assolutamente, so che è stata presentata una proposta di legge che va in tal senso, speriamo che il governo, in sinergia con quello che richiede la regione, porti avanti questo obiettivo. Quindi a livello di governo cosa si può fare per dare una risposta? L'incontro di oggi è un incontro che vuole in un qualche modo sancire un'ottima collaborazione tra il gruppo Lega alla Camera dei Deputati e il gruppo Lega in Consiglio regionale, tanto è vero che abbiamo presentato una proposta di legge proprio sul tema relativamente alla modifica dell'articolo 35 della legge dell'11 novembre 2014, quella che è meglio conosciuto come decreto sblocca Italia, voluto dal governo Renzi e che sostanzialmente ha trasformato la regione Lombardia nella discarica d'Italia. Articolo 35 che fondamentalmente cosa ha portato? Ha portato alla libera circolazione dei rifiuti, ha portato a far sì che questi rifiuti venissero convogliati e fatti convergere all'interno, diciamo, dei termovalorizzatori già esistenti, e quindi tonnellate e tonnellate di rifiuti in questi anni sono state trasportate proprio in regione Lombardia, anche perché oggi 2018, dicembre 2018, se vogliamo fare un resoconto di quello che è la situazione italiana, sostanzialmente cosa possiamo dire? Che ci sono diverse regioni italiane che non hanno nemmeno un inceneritore, regione Lombardia invece dispone di ben 13 termovalorizzatori, in media si calcola 1.300.000 tonnellate l'anno di appunto rifiuti che provengono da altre regioni e arrivano in regione Lombardia, quindi noi vogliamo dire semplicemente stop a tutto questo, vogliamo fare in modo che ci sia un'emancipazione anche da parte delle altre regioni e ci sia una autosufficienza regionale in termini appunto di smaltimento dei rifiuti, quindi questo è il nostro obiettivo, e soprattutto in Regione Lombardia devono essere prima di tutto smaltiti i rifiuti prodotti dai cittadini lombardi.